pochi giorni dalla sfida contro la Miternina di Scoppito siamo con Alessandro Tyson Mauti, play e capitano della Rosetana. Che gara sarà quella contro i giallorossi di Volpe? Sarà una gara che dovrà vederci assolutamente reagire alla sconfitta, alle sconfitte con l'Aquila e Sant'Egidiese, perché ci vediamo, abbiamo visto allontanarsi la zona playoff, che comunque alla quale noi puntavamo almeno fino a un paio di domeniche fa, quindi vorremmo rientrarci al più presto in modo da poterci giocare le nostre carte fino alla fine e non disputare un campionato anonimo, che sarebbe la cosa più brutta forse per un giocatore, trovarsi a fare un campionato senza alcuna pretesa e senza obiettivi. Qual è, o meglio, quali sono i consigli che un uomo d'esperienza come Mauti dà ai compagni più giovani? Di dare tutto in mezzo al campo, di cercare di dare il massimo in ogni occasione, ogni partita, in ogni minuto, perché poi le partite, a riaprirle, magari anche quando si sta perdendo anche male, ci vuole un attimo a cambiare l'inerzia di una partita. Quindi tutto fino alla fine, fino all'ultimo minuto, poi al fischio finale si tirano le somme della giornata e al fischio finale dell'ultima partita tireremo le somme della stagione. L'importante è non avere rimpianti e sapere di aver dato il massimo. Oltre 500 gare tra Serie D, Eccellenza e Promozione, qual è invece l'obiettivo personale di Alessandro Mauti? Sarebbe arrivare ai playoff magari con questa squadra. Riuscire ad arrivare ai playoff con una squadra così giovane sarebbe una gioia incredibile, perché significa che io insieme agli altri, perché ci sono anche giocatori come De Rosa, come Alex Di Marco, che comunque hanno molte partite alle spalle, significa che abbiamo insegnato qualcosa ai ragazzi e abbiamo fatto capire loro che con l'impegno, con il lavoro settimanale, con l'unione di intenti si possono raggiungere obiettivi impensabili. In bocca al lupo. Crepi.